Buongiorno, oggi parleremo degli angeli della trasparenza e degli arcangeli. Gli angeli della trasparenza sono un gruppo di angeli bambini che mi sono apparsi durante una canalizzazione tanti anni fa, durante una mia classe di Reiki. Questi angeli sono guidati dall'arcangelo Michele e dall'arcangelo Metatron. L'arcangelo Metatron è l'arcangelo che si occupa delle priorità nella nostra vita. Di solito compare con una luce viola-blu ed è un angelo molto molto forte, potente, ed è un angelo della forza e lui ci aiuta molto a riequilibrare ed aprire il nostro chakra del terzo occhio che si trova qui al centro della fronte. L'arcangelo Michele invece, che tutti conoscete, è colui che guida le schiere degli angeli sulla terra, tanto è vero che quando nella canalizzazione, quando sono apparsi gli angeli della trasparenza, c'era Michele davanti, questa schiera di angeli bambini dietro e l'arcangelo Metatron ancora dietro il gruppo di angeli che li guidava e li forzava, diciamo, guidava a scendere sulla terra. L'arcangelo Michele, come tutti sapete, compare sempre con una spada, la spada che appunto cancella i peccati dal mondo, e successivamente quando vi guiderò nella meditazione arcangelica vi accorgerete che è importante la presenza dell'arcangelo Michele oggi sulla terra. Come vi dicevo prima, gli angeli della trasparenza sono angeli bambini e non è a caso che sono qui oggi sulla terra per noi, perché la terra sta cambiando e si sta evolvendo, e come la terra si evolve e cambia, anche noi e il nostro essere interiore cambia e si evolve. Sono angeli bambini perché sono qui per aiutare ognuno di noi a guarire il bambino interiore che abbiamo dentro di noi. Il bambino interiore è quell'esserino che nasce con noi, si evolve con noi e guarisce con noi. Molto spesso ce ne dimentichiamo completamente ed è quindi importante oggi sulla Terra considerarlo un po' di più, questo bambino interiore. Cercare di capirlo, cercare di abbracciarlo, cercare di tendergli una mano e cercare di farci perdonare da lui per averlo abbandonato nel nostro corpo, per non esserci mai girati indietro e guardarlo e osservarlo, per non esserci presi cura di lui nella nostra vita. Il bambino interiore si trova al centro del nostro cuore e solo riuscendo a sentire l'energia universale attraverso l'apertura del cuore e quindi dell'amore incondizionato, riusciamo un po' alla volta a guarire il bambino interiore che è in ognuno di noi. Attraverso l'amore universale, attraverso l'amore incondizionato che possiamo donare a tutte le persone che non conosciamo, riusciamo così a trovare pace, serenità e amore nei nostri cuori.